Attenzione! Quello che state per vedere può contenere spoiler fino alla fine della seconda stagione. Se non l'avete ancora visto, cosa cazzo aspettate? Uscita non hanno, Nabbi? Andate a vedervela e rivedetevi questo video più avanti. Per tutti gli altri, buona visione! Come avete capito dal titolo, oggi parliamo di The Walking Dead. Avrei voluto fare questo video da tanto tempo, ma veramente tanto, cioè inizialmente avrei voluto aprire il canale giusto per postare questo video in cui parlavo di The Walking Dead a piede libero. Perché non l'ho fatto prima? Non lo so. The Walking Dead, per chi non lo sapesse, è quella cazzutissima serie TV tratta dal fumetto del maestro Kirkman. Fumetto che ho tenuto, mi informo che da novembre ristamperanno in edizione spillata i volumetti da 3 euro, 3,50 euro, quindi andatevela a comprare, vi prego, fate un favore voi stessi e compratevela. Allora, la serie TV devo dire che non è fatta male, anzi, secondo me è una delle migliori nel palinsesto americano e italiano. Ha un make-up di zombie che secondo me è il più figo che abbia mai visto per ora. Soprattutto quelli della terza stagione che ho visto la prima puntata ieri sono fenomenali. Però col fumetto ci sono alcune differenze fondamentali che mi lasciano perplesso. A cominciare dalla caratterizzazione dei personaggi. Nel fumetto i personaggi sono cazzuti, sono dei duri, uccidono, si picchiano, prendono le decisioni giuste che devono, si comportano realmente come secondo me le persone si comporterebbero durante un apocalisse zombie. Nella serie TV sembrano un branco di decelebrati. Cioè, io non so se veramente non ragionano, ma nessuno, non ce n'è uno che si salva. Però tra questi ce ne sono 3 o 4 che sono risaltati in mezzo alla massa. Abbiamo Lori. Cioè, Lori è il super puttanone della serie TV, ma anche nel fumetto è un puttanone. Però nella serie TV ha degli atteggiamenti da schizzata fuori di testa che mi sembra in periodo premestruale, dalla prima fino alla prima puntata della terza stagione che hanno dato ieri. Ripercorriamo infatti le tappe della sua relazione amorosa con Rick e Shane dalla prima stagione. Prima abbandona suo marito Rick in coma in un ospedale circondato da zombie. Poi si fa sbattere da Shane, il migliore amico di Rick. Poi Rick torna e si fa dare una segnaccherata anche da Rick lasciando stare Shane. Shane a questo punto ormai è una stagione che non batte chiodo, è ovvio che iniziano a girare un po' le palle. E a questo punto lei cosa fa? Rick, Shane non vengono per noi per caro, devi cacciarlo, uccidilo se necessario. Lori, Shane è il mio migliore amico, non posso farlo. Lo so, uccidilo Rick, uccidilo. Lori, ho ucciso Shane. Hai ucciso Shane! Sei l'assassino! Io ti odio! Ti odio! Poi, non lo so, è l'unica con le strade deserte che guida e si riesce a schiantare con la macchina. L'unica! Non c'è nessuno per strada e si schianta con la macchina. Fa incidente da sola. Sei una mongoloide allora, cazzo, cioè. Ma anche gli altri personaggi non si salvano. Abbiamo Sofia, che è l'unica bambina del gruppo che è guardata a vista 24 ore su 24, che si perde. La trovano, gli dicono, stai lì, non ti muovere. E naturalmente cosa fa? Lei se ne va e si fa ammazzare. Te l'avevo detto. L'ho tenuto, non capisco nemmeno perché nella serie TV muoia, visto che nel fumetto, che io sono molto, ma molto, molto più avanti rispetto alla terza stagione che hanno dato ieri, è ancora viva. È inutile come la merda, ma almeno è viva. Non fa un cazzo, ma almeno è viva. Ma anche i personaggi che dovrebbero essere cazzuti, più fighi di tutta la serie TV, come Daryl, ogni tanto fanno delle stronzate. Daryl, secondo me, è il personaggio che ha salvato l'intera seconda stagione. Cioè, si comporta veramente da figo, va con la moto, spara con la balestra, eccetera, eccetera. Però anche lui ha una scena del cazzo. Cade in un burrone e si pianta una freccia da solo nello stomaco. Come abbia fatto? Non lo so. Però l'ha fatto. Ma il migliore di tutti in assoluto rimane Carl. Allora, premetto che Carl nel fumetto è rappresentato da Dio. È un bambino di 8-10 anni, adesso non ricordo quanti ne ha, che si trova catapultato in un mondo pieno di apocalisse zombie e si comporta da adulto. Impara subito a usare la pistola, uccide chi deve uccidere. Nella serie TV, no. Nella serie TV è un mongoloide, ma un mongoloide di prima categoria. C'è l'intera seconda stagione, che più che nella seconda stagione di Walking Dead a me sembrava la casa nella prateria, visto che si passa praticamente 13 puntate chiusi dentro sta cazzo di fattoria in cui non succede una minchia. Comunque, per tutta la seconda stagione è un continuo dirgli a Carl, Carl, stai in casa, Carl, non uscire di casa, Carl, stai lì. E lui cosa fa? Non è mai in quella fottutissima casa. Infatti, se prendiamo per esempio la scena che l'ha fatto dire da tutto il mondo, ovvero quando libera lo zombie che poi andrà a uccidere Dale. Cioè, ci sono tutti i personaggi in casa che stanno litigando e lui cosa fa? Prende, esce e se ne va nel bosco, senza dire niente a nessuno. Cioè, fuori c'è una cazzo di apocalisse zombie e tu te ne vai da solo nel bosco. Per fare cosa? Per tirare sassi in un lago. Ma perché?
infatti cosa fa? Tu dici, va nel lago da solo, incontrerà uno zombie. E invece? E invece incontra un cazzo di zombie, ovvio che incontra lo zombie, cazzo. Sei da solo, il mondo è fuori, è pieno così. Però davanti allo zombie direte voi, mo gli sparerà e se ne andrà. No, si comporta così. Sparagli un colpo in testa e vattene. Io vi giuro che lo odio. Mi chiedo nella serie TV come abbia fatto a sopravvivere fino a quel punto. Se fosse leggermente più reale, sarebbe morto nella seconda puntata mentre andava a raccogliere margherite in mezzo ai boschi. Oltretutto c'è la vicina che mi sta guardando malissimo. C'è da dire che comunque, a parte queste piccole cose, a parte i personaggi che ci sono nella serie TV che nel fumetto non sono mai esistiti, personaggi che muoiono quando non dovrebbero, per me The Walking Dead è la miglior serie TV che trasmettono in questo momento del nuovo palinsesto, soprattutto del genere horror, splatter, eccetera, eccetera. Quindi guardatevela, godetevela tutta, però comprate i fumetti. Vi prego, fatelo per un favore a voi stesso, compratevi i fumetti e leggetevelo, perché se per voi la serie TV è da 10 ed è a questo punto, i fumetti sono qua. Sono a 100. Anche per oggi il video è finito. Ricordo a tutti i nuovi arrivati che non avessero ancora fatto di iscriversi al canale cliccando qua sopra. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Condividete il video su Facebook. E come al solito noi ci vediamo.